Ciao a tutti amici, oggi è una giornata speciale, proviamo la Model Y. Andiamo! Oggi finalmente avrò l'occasione di provare la nuova nata Tesla e il modo migliore per farlo in questa era del corona è ovviamente il contactless test drive. Vi spiego brevemente come funziona. La scorsa settimana ho telefonato al Tesla Store di Century City e ho richiesto il contactless test drive. Mi hanno mandato una mail con un paio di documenti da firmare elettronicamente tramite il cellulare. 5 minuti, fatto. Avrò a disposizione circa 20 minuti per portare la macchina a fare un giro. Tutto facilissimo. Siamo pronti, ci vediamo al negozio. Eccoci qui ragazzi, siamo appena arrivati allo store. Tra un po' mi danno a disposizione la macchina perché è ancora fuori con un altro test drive. Mentre aspettiamo posso darvi le mie prime impressioni a caldo. Il volume è più grande, si vede. Più o meno come una BMW X3, più o meno. Belli i vetri, oscurati dietro e trasparenti per legge qui in California davanti. Pneumatici performance, non male, molto belli. Sono più belli visti dal vivo che in camera, ve lo posso assicurare. Posteriore, simile alla Model X, lo spoiler in fibra di carbonio, belli dettagli neri. Tesla per motivi ecologici sta dicendo addio alla cromatura. Eccoci qui ragazzi, la macchina è arrivata. Scusate per il rumore, ma siamo in un parcheggio sotterraneo. Adesso il tipo Tesla la disinfetterà e poi la portiamo a fare un giro. Prima sensazione, decisamente più comoda. Questa ovviamente è la versione a 5 posti, il modello a 7 posti è previsto per l'anno prossimo. Wow, questa è la classica accelerazione da Tesla, nonostante la Model Y sia leggermente più grande, comunque ha quasi lo stesso impatto che si ha con la Model 3. Più alta la terra e si sente, non ti dà la stessa sensazione di presa al suolo della Model 3, ma posso dirvelo con nozione di causa perché ho anche una Mazda CX-5 che è molto simile in dimensioni. Il baricentro basso si fa valere. Precisissima come tutte le Tesla. Comfort interno è ottimo, i sedili sono comodi e non è per nulla rumorosa. Questo modello in particolare ha le Sport Wheels, che di natura sono più rumorose, ma davvero non si sente. Una delle cose che ti spiazza di più quando guidi un'elettrica è la silenziosità, ovvero passi da 60 a 100 all'ora e neanche te ne accorgi. Ovviamente, come tutti i modelli Tesla, autopilot è incluso. Gli interni sono molto familiari, praticamente identici a quelli della Model 3. Anche gli scompartimenti interni per lo storage sono gli stessi, forse un po' più profondi. I sedili sono esattamente identici, con l'unica differenza che in questo caso, grazie all'altezza dell'auto, maggiore rispetto alla Model 3, sono montati su questi rail qui, su queste piattaforme. Prima sensazione, decisamente più comoda. I sedili più alti, grazie al fatto che l'auto è più alta, aiutano non poco e aiutano anche le ginocchia. Io sono alto 1,90 e nella mia Model 3 ho l'impressione di avere le ginocchia sempre troppo alte. Invece questa è una posizione decisamente naturale.
I sedili posteriori sono comodi e hanno decisamente più spazio per le ginocchia, si vede al volo. Due porte USB, USB-C in questo caso. Non hai il controllo della temperatura, ma puoi regolare il flusso tramite le griglie. Il tetto panoramico è spettacolare, dà davvero l'impressione di essere in contatto con il cielo. Dimenticavo, anche i sedili posteriori si reclinano con questa leva. Cofano è finalmente automatico. Di spazio ce n'è tanto, i due scompartimenti classici Tesla e in più due scompartimenti segreti o quasi. Il primo molto profondo e il secondo un po' meno. Comunque di spazio ce n'è. I tre sedili si ribaltano grazie all'uso di queste piccole manovelle qui. Quindi c'è uno e due. Piccola chicca, può ribaltare solo il sedile centrale con questa leva per trasportare cargo più lungo come una tavola da surf senza perdere l'uso dei due sedili posteriori. Il frunk è più profondo rispetto a quello della Model 3. Una cosa che si nota al volo è il rumore del condizionatore. Si sente molto di più rispetto alla Model 3. Eccoci qua, tornato a casa. Non ho avuto tanto tempo a disposizione con la macchina, ma spero di essere stato in grado di condividere un po' di sensazioni che ho provato durante il test drive. La Model Y non è un'auto come un'altra, è la risposta di Tesla al mercato più vivo e di volume nel mondo, quindi quello dei SUV, degli SUV di media grandezza. Sappiamo bene che Tesla già vende un SUV, la Model X, ma con un prezzo di partenza di circa 80.000-85.000 dollari o euro, certamente non è per tutti. Con la Model Y invece Tesla cambia marcia. La macchina che ho provato era una long range che parte da circa 55.000 più o meno. Ovviamente per riuscire a raggiungere più clientela possibile dobbiamo aspettare che Tesla introduca la versione standard range. Dovrebbe uscire forse a fine anno, che con prezzo di partenza intorno ai 41.000 potrebbe davvero essere quel successone che Tesla sta aspettando, che in verità ha già ottenuto con la Model 3, ma che adesso può duplicare. A caldo vi dico che questa è la migliore Tesla in circolazione. Ho avuto modo di provarle tutte, dalla Model S alla Model X alla Model 3 ovviamente, e se metti sulla bilancia i pro e i contro di ogni modello, secondo me la Model Y ha il risultato migliore. Comoda, spaziosa, veloce, sicura, davvero una bella macchina. Spero che entrerà a far parte della mia famiglia presto. Vi ricordo la mia scommessa che ho fatto con voi. Appena arriviamo a 3.000 iscritti al canale, la prenoto, poi vedremo come va. Se avete delle domande o commenti su cose che non sono riuscito a affrontare in questi pochi minuti di video, scriveteli qui sotto, nei commenti risponderò al volo. Se vi va, fate un salto su teslaclub.it per iscrivervi al club se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo sabato per la live, magari sarà l'occasione per parlare un po' di più di questo test drive. E poi nei video settimanali delle prossime settimane, ovviamente. Quindi, ragazzi, ci vediamo presto. Ciao!